Ciao amici di Sergadget, il mio nome è Luca e questo è l'appuntamento in cui vi voglio presentare una novità molto bella dal mio punto di vista. Si chiama Sony XZ2. Sì, forse ho dimenticato il nome Xperia, perché quello ufficiale è Sony Xperia XZ2, nuovo prodotto, display 18 noni, una nuova forma che viene chiamata Ambient Flow del telefono e delle caratteristiche tecniche al suo interno che ne fanno uno dei prodotti più potenti in assoluto del mercato. Guardando il telefono da vicino appare soprattutto in primo piano questo nuovo display da 5,7 pollici di diagonale con ratio 18 noni con una definizione Full HD Plus. Perché Full HD Plus? Sony in passato aveva prodotto degli smartphone con una definizione più elevata. È evidente che il Full HD si considera una definizione più che adeguata per l'utilizzo degli smartphone, ma soprattutto adeguata anche a contenere il consumo di batteria. Abbiamo detto dunque 5,7 pollici, 76% di spazio occupato dal display rispetto alla superficie totale del telefono. È buono, ma non è proprio esagerato. Qualità però del display secondo me molto elevata. Girando il telefono appare subito questa forma curva molto sinuose che si adatta soprattutto alle forme della mano. Quello che secondo me è il problema principale di questo telefono è il posizionamento del sensore delle impronte digitali. Se voi impugnate normalmente il telefono e mettete il dito nella parte posteriore, vedete, finisce puntualmente sulla fotocamera. È meno invece naturale, se voi vedete quando impugnate il telefono, è meno naturale centrare il sensore delle impronte digitali che dovete andare a cercare con una certa precisione un po' da esploratore. Dando un'occhiata al telefono, un lato pulitissimo, un lato invece con il cassettino della SIM, faccio notare che per questo cassettino non serve il piripacchiolo e questa è una scelta di Sony che apprezzo sempre molto. Altro lato con il controllo del volume, con il pulsante d'accensione e il tasto della fotocamera. Nella parte inferiore invece c'è il connettore che è uno USB Type-C. Sulla parte posteriore in vetro, perché c'è Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro, sulla parte posteriore il sensore fotografico da 19 megapixel. È particolare la scelta di Sony di sfidare il mercato con un solo sensore, mentre tutti ne stanno mettendo due, addirittura c'è chi è arrivato a metterne tre. E poi, come detto, il sensore delle impronte digitali nella parte posteriore. Un difetto che si può trovare in questo telefono, lo vedete, è quello che con la superficie curva nella parte posteriore, insomma, la stabilità del telefono quando lo si appoggia non è il massimo. Questo può essere ad esempio un po' difficoltoso quando si utilizza la ricarica wireless, no? Non tutti i caricatori si adattano a questo telefono proprio perché tende a scivolare, bisogna fare un po' di attenzione. Allora, abbiamo detto Gorilla Glass davanti e dietro, questo purtroppo porta il telefono ad essere un po' un magnete per le impronte, ma insomma se non siete proprio maniaci della pulizia e dell'ordine non dovrebbe essere un grossissimo problema. È un telefono con Snapdragon 845, il che vuol dire che è di una velocità mostruosa qualunque cosa voi gli chiediate di fare. Entrare in menu del telefono, muovervi all'interno del telefono stesso, utilizzare anche applicazioni essenzialmente piuttosto diciamo demanding che vogliono molta potenza, non crea alcun tipo di problema con il Sony Xperia XZ2, tra l'altro dotato di 4 o di 6 giga di RAM a seconda dei mercati in cui viene venduto, ha una memoria interna di 64 giga che è comunque espandibile. Diciamo che questo è un telefono con una dotazione complessivamente molto 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 buona. Ci sono anche delle aggiunte particolari. Voglio farvi sentire in primo luogo, guardate gli altoparlanti che sono in queste due feritoie sulla parte superiore e sulla parte inferiore, voglio farvi sentire anche l'audio del telefono. Tra l'altro vi faccio notare anche una cosa, che c'è un'aggiunta molto particolare che è data dal Sony Dynamic Vibration System. Allora,
Quello che abbiamo sentito ci permette di capire che il volume è molto alto, però vi dico, la definizione dei bassi non è il massimo. Da questo punto di vista la qualità ad esempio degli altoparlanti di Samsung è leggermente migliore per la definizione del suono. Parlo ovviamente del Galaxy S9. Vorrei farvi vedere anche una cosa, anche se voi non potrete percepirla da lontano. Questo è un trailer. Fermiamo tutto. Questo è un trailer cinematografico, quello di Jumanji, e quello che succede guardando questo trailer, ma guardando qualunque altro film, è che mentre voi attivate il video, se impugnate il telefono, c'è questo Sony Dynamic Vibration System che vi permette essenzialmente di sentire le vibrazioni del telefono in un modo molto forte, molto sostenuto. Questo secondo me è molto interessante nel momento in cui guardate un film, scusate, in cui utilizzate un videogioco. Diciamo che per la visione di film o magari delle serie su Netflix non è esattamente la cosa più interessante e più rilevante. C'è da sottolineare che per quanto riguarda l'audio c'è un altro aspetto importante: questo telefono è compatibile con il sistema Dolby Atmos, ha un audio a 24 bit con 192 kHz, quindi un'ottima qualità dell'audio. Sono state annunciate delle cuffie anche di altissima qualità con il Noise Cancelling System, però purtroppo non ho potuto provarle perché non sono inserite nella confezione per la recensione. Se diamo un occhio da vicino al software, vediamo che l'unica aggiunta rispetto alle dotazioni classiche, quindi diciamo stock di Android, è questa voce che si chiama Xperia Assist. Questa è una delle novità importanti del telefono, perché in primo luogo trovate queste Xperia Actions. Io non le trovo utilissime, però possono esserlo per alcuni di voi. Alle 10 di sera potete dire al telefono, ad esempio con l'azione buonanotte, potete dire al telefono alle 10 di sera di compiere una serie di cose: togliere la suoneria, ridurre la vibrazione, introdurre la protezione per gli occhi. Quindi una serie di attività coordinate che possono aiutarvi nel lavoro di tutti i giorni. Vi mostro ad esempio il fatto che quando siete all'estero potete scegliere ad esempio quali applicazioni possono essere adattate all'utilizzo del roaming, quindi potete selettivamente permettere ad alcune applicazioni di andare in roaming e bloccarne altre. Questo secondo me invece è un aspetto molto molto carino. Oltre alle Xperia Actions c'è anche l'Xperia Assist. Vi faccio vedere immediatamente di cosa si tratta. Con questa chat potete chiedere ad un assistente virtuale all'interno del telefono di essenzialmente aiutarvi nell'utilizzo del telefono stesso. Attenzione, perché questo si riflette anche nel fatto che potete avere assistenza nell'uso del vostro telefono a seconda delle cose che state facendo, anche con indicazioni che vengono o dal supporto web oppure, perché no, anche dalla knowledge base che è stata creata sull'utilizzo di questo telefono. Oltre a questo dettaglio c'è la modalità stamina, che quindi prolunga la durata del vostro telefono veramente all'infinito. E poi un'altra cosa importante, la ricarica smart della batteria. Ecco, guardate il menu, indica essenzialmente il fatto che caricherà il telefono fino al 90% e aspetterà di caricare il restante 10% nei minuti immediatamente precedenti la vostra sveglia. Questa attività richiede, diciamo, abitudine continuativa, quindi se siete di quelli che vanno a dormire ogni notte in un orario diverso, si svegliano tutti i giorni in un orario diverso, questo sarà un sistema che non vi aiuterà. E poi c'è la pulizia intelligente, che vedete in questo momento nel software, per ottimizzare essenzialmente l'utilizzo del telefono. Allora, fotocamera. Vedete qui fotocamera da 19 megapixel, un sensore molto potente in grado di fare delle cose davvero eccezionali. E vediamo
subito il menu della fotocamera. Io sono già nel menu per l'utilizzo dei video, che vedete ha questo pallino che è il sistema Super Slow Mo. Vuol dire una ripresa con 960 frame al secondo, che tra l'altro adesso potete utilizzare in Full HD, e questo è veramente un avanzamento notevole. Non solo, perché questo video e questo telefono è in grado di riprendere video a 4K in 4K con HDR. È il primo smartphone in assoluto con questa capacità e ha una qualità di ripresa che è mostruosa. Guardate la differenza di ripresa tra il vecchio XZ1 Premium, e questo è veramente pazzesca, cioè la qualità delle immagini che è semplicemente sublime. Avete poi la possibilità di gestire la fotocamera. Adesso non si vede niente perché c'è la mia mano essenzialmente davanti al sensore, però fotocamera con invece la modalità manuale potete gestire tutti i parametri di esposizione, velocità dello scatto, insomma tutto quello che fate di solito quando siete dei fotografi bravi. E poi avete anche gli add-on, se riesco ad arrivarci, come il bokeh, lo scatto panoramico, l'effetto creativo e poi gli effetti con la realtà aumentata, in questo caso aspettate che io avevo resettato, con la realtà aumentata essenzialmente potete mettere degli oggetti dentro alle vostre fotografie, no? Questo può essere utile soprattutto per degli scatti giocosi, per mettere, adesso insomma non lo vedremo, però questo insomma per fare degli scatti giocosi, aggiungere degli occhiali ad esempio al vostro scatto, mettere dei pupazzetti nelle vostre immagini, può essere una di quelle cose insomma che aiutano ad avere un paio di like in più quando siete sui social. Però insomma il telefono, voglio farvi vedere anche da qui il menu della fotocamera. Vedete, il telefono ha la possibilità di fare uno scatto in automatico superiore, di avere questa serie di abilità supplementari, oppure quello di avere il controllo manuale degli scatti. Ovviamente l'HDR è disponibile anche per quanto riguarda gli scatti fotografici e non solo per girare i video. Allora, credo che abbiamo detto quasi tutto. Posso solo ricordarvi che c'è il Bluetooth 5.0 con aptX HD, che vuol dire che anche i collegamenti Bluetooth avranno altissima qualità audio. Vi posso ricordare un'altra cosa importante, che c'è il Quick Charge 3.0. abbiamo già detto che c'è anche la ricarica wireless del telefono grazie al retro che è in vetro, la batteria da 3180 mAh con l'ottimizzazione della carica. Cosa mi dimentico ancora che può essere importante? Di Xperia Assist abbiamo parlato, insomma stiamo parlando di un telefono incredibilmente potente che secondo me ha solo il fatto di avere un aspetto diciamo moderno, molto interessante, forse dal punto di vista del design non è molto aggressivo, no? Cioè essenzialmente è un telefono con un design moderno ma non spinto come può essere quello di Samsung Galaxy S9 o perché no del nuovo Huawei P20 Pro. Mi piace l'idea che si sia staccata dalla massa, quindi che non abbia messo la famosa tacca, il notch sul display, ma abbia scelto una strada più originale con il doppio stereo anche frontale. Diciamo insomma che è un prodotto che ha una sua nicchia importante. Credo sia più interessante la versione XZ2 Compact di questa più grande, perché ha un'unicità, quella cioè di un display piccolo con tutta la potenza di un prodotto che è un super flagship. Ecco, quindi probabilmente credo che l'XZ2 Compact avrà un appeal più grande sul mercato grazie anche al prezzo più contenuto di 599 euro. Insomma, un prodotto completo, nuova era per Sony. Sarebbe adesso interessante sapere che cosa ne pensate voi. Ciao da Mr. Gadget!